Buongiorno, ben ritrovati. Allora, X Factor è una trasmissione molto di moda, no? Vedo che è molto seguita, io l'ho guardata forse 2 o 3 volte e in effetti è carina. Beh, lì non ti basta essere bravino, lì devi proprio avere l'X Factor per vincere, perché i bravini non passano. Sì, ok, non arrivano primi, non arrivano in classifica, non fanno le semifinali, non fanno le finali. I bravini ricevono 1 o 2 punti, punto, però vanno a casa. Quindi l'anno prossimo con la MiFID 2, quando in qualche modo il cliente vedrà i costi, perché fino adesso questo fatto, c'è stata una statistica, l'ho appena pubblicata qualche giorno fa, che dice che gli italiani non sanno che stanno pagando, no? Quantomeno una cosa vaga, no? Quando cominceranno a vedere, beh, l'X Factor tu ce lo dovrai avere. Perché? Perché se ce l'hai già e non sei stato bravo a comunicarlo, beh, allora qui bisogna lavorare su quello che è il tuo brand, bisogna lavorare sulla comunicazione, bisogna lavorare sulla valorizzazione. Perché molti di voi ce l'hanno l'X Factor, ma pochi sono in grado di comunicarlo. Poi ci sono quelli che l'X Factor non ce l'hanno proprio e lì diventa un po' difficile in effetti, perché vuol dire che non sono innamorati di questa professione, vuol dire che non studiano, vuol dire che non hanno a cuore le persone, la gente, il futuro e lo fanno semplicemente come un lavoro in cui si guadagna tanto, ok? Questo non va bene. Non va bene, non va bene, cioè non va bene per i clienti, non va bene per il mercato, va bene per loro chiaramente, no? Perché se in questi anni ce l'hanno fatta così, vuol dire che per loro è andata bene. Il problema è che dall'anno prossimo non lo so quanto continuerà ad andare così bene per tutti. Chi ha l'X Factor ed è stato molto bravo a comunicarlo non avrà grandi problemi, anzi, viaggerà ancora più di prima. E chi invece ha l'X Factor e non è stato capace di comunicarlo avrà bisogno di lavorarci veloce perché cioè, l'anno prossimo è qua, siamo a metà ottobre, quindi manca pochissimo a gennaio quando si comincerà a vedere che cosa succede. E dopo l'X Factor bisognerà averlo o saperlo comunicare. Quindi credo che ci siano vari strumenti che possono esservi utili, no? Dei salotti finanziari sono stati sicuramente un ottimo strumento per comunicare un po' l'X Factor e continueranno ad esserlo nei prossimi anni. La piattaforma di mobile marketing con l'Infinity Referral è un ottimo strumento, ancora fa fatica perché voi siete lenti, mamma mia quanto siete lenti, però poi arrivate, no? Come tutti noi italiani ci mettiamo sempre un sacco di tempo, se penso a quanto tempo ci ho messo a farvi arrivare il messaggio dei salotti finanziari, adesso tutti parlano di salotti finanziari, no? Quindi la piattaforma di mobile marketing è uno strumento, ma soprattutto la cosa più importante sarà quella di avere un coach che ti instrada. Poi dopo potete andare per i fatti vostri, però la parte importante è essere instradati, cioè seguire un progetto, una linea che ti porti verso l'X Factor. È un po' come il maestro di musica, no? Che ti deve aiutare a fare la tua musica, un po' come il cantante che ha bisogno di fare i vocalizzi con qualcuno, che gliene insegna. Insomma, il coach, il business coach ha questa funzione, quella di instradarti. Dopodiché le gambe ce le hai, le capacità ce le hai e puoi andare avanti con le tue gambe per i prossimi anni a venire. Però adesso è un momento in cui c'è lo spartiacque, no? Ci saranno quelli dell'X Factor e quelli che non hanno l'X Factor. Io l'anno prossimo, non lo so cosa succederà. Però vi invito a riflettere. Scaricatevi l'ebook, intanto per chi ancora non l'ha fatto, perché qualche idea lì ve l'ho messa a disposizione. Poi io ci sono, al solito hashtag, io ci sono, se avete bisogno. Non aspettate, perché non è più tempo, ok? Ciao, ciao a tutti, ci vediamo domani. Ciao.